Buonasera, saluti, bentrovati sempre qui dalla Sagra del Fiocchidate di Schiazzano. Siamo con la dottoressa Rosa, che ha preso le reti di mano di una serie di aziende diversificate, dagli oli al limoncello. Ci illustri che cosa ci proponi? Noi abbiamo diverse aziende, sono tutte aziende del territorio di Massa Lubrense, che ovviamente ci forniscono una selezione di prodotti locali che spaziano dall'olio al limoncello, qualcosa di nuovo come la birra al limone, birra artigianale aromatizzata al limone e tanto altro. E chi la produce? Questa la produce il birrificio Sorrento in collaborazione con l'agricoltura. Mentre invece qua abbiamo un cestino. Questa è una selezione di oli. Le colline lubrenti, extravergine, biologico e doppio. Abbiamo qui con noi Rosa degli ospiti tedeschi. Renate. Del limoncello biologico dell'azienda agricola La Lombra, una serie di marmellate in giardino di Migliano. Il giardino di Migliano, marmellata di limone, importantissimo. E sempre una selezione di oli. Le confezioni direttamente per il ristorante, olio al limone. C'è anche qualcosa come questo che è un olio al limone spray, una novità. Ah, sì, conosco tutto. Rosa, ci offri qualche omaggio ai nostri ospiti tedeschi? Allora, cosa gli possiamo offrire? Un aromatizzato al limone. Ma intanto Rosa, vedo che le aziende sono tantissime. C'è anche la taverna del Capitano che ci fornisce una selezione di miele. La taverna del Capitano è nota come... Certo, è un ristorante che ha lo chef Alfonso Caputo, che ha la stella Michelin, quindi è piuttosto noto. È uno chef stellato che si preoccupa anche di mettere in produzione delle cose particolari. Rosa, ma sono curioso, la pasta? La pasta proviene da un pastificio di Gragnano, però abbiamo anche una selezione di linguine al limone che sono aromatizzate con i nostri limoni biologici di Massa Lubrense. In questo contesto il tuo ruolo qual è? Quale di queste aziende è la tua, Rosa? Dici la verità. Al momento tutte. Una confezione meravigliosa. Di olio aromatizzato, un ottimo regalo. Intanto vi do anche delle... Certo, il giardino di Vigliano produce un liquore di mela ma anche una grappa limoncello. Questa va molto forte. Grazie Rosa, sei molto gentile. Buona serata, grazie. Grazie.